Ragazzi, buongiorno. Oggi day after particolare perché ho dormito 2 ore. Sono in partenza per Roma, fantacalcio di YouTuber. E quindi questo day after sarà diviso in due parti. Questa dove vivo praticamente, anche se sono in stazione in questo momento. La prossima a Reggio Emilia perché non posso perdere il treno. Comunque, Palermo, Feralpisalò. Palermo Feralpisalò è stata una bella partita, avversario modesto, con tutto il rispetto del mondo, ovviamente il Palermo lo vedremo più in là, speriamo di vederlo bene più in là, purtroppo questa è l'unica attenuante di questa partita, il fatto che l'avversario non era dei più ostici e quindi molti si sono un po' lamentati di questo. Mi piace, commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, molto importante, continuate a supportarmi, se avete visto, state guardando, sono più attivo su tutti i fronti praticamente, tranne il primo canale, per qua c'è un ingorgo stradale clamoroso, oddio, è impazzita questa signora con la panda, non gli entra la marcia, un salutone. Stavo dicendo ragazzi, mi piace, commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, fatelo, 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 molto importante, ha sorpassato la panda. Sono attivo su più fronti, Instagram, TikTok, cerco di caricare il più possibile per tenervi sempre più aggiornati. Parliamo della partita di ieri che è la cosa più importante. Innanzitutto, come vi siete svegliati? C'è una domenica senza bili, raga. Tranquilli, tranquillità, tranquillità. Quindi quello che vi chiedo di fare è di supportarmi anche sulle altre piattaforme, seguitemi, link comunque basta cercare Cundispo un po' ovunque, mi trovate. Vi aspetto e vi saluto se volete parlare anche con me. Cioè, più a stretto contatto, intendo Instagram, TikTok pure, vi aspetto. Comunque, ci aspettavamo, volevamo una partita del genere, volevamo una partita giocata bene, ed è quello che abbiamo visto perché di occasioni da gol ne abbiamo create veramente, veramente, ma veramente tante, secondo me pure troppe. Poteva finire tranquillamente la partita 4-5-1, lo ripeto, anche 5-1 forse era il risultato più esatto. Che dire, raga, sono molto contento perché non abbiamo sofferto in questi 90 minuti, era quello che mi aspettavo, era quello che volevo. Si è preso in mano il centrocampo Stulaz, che per me, l'ho ripetuto anche nel video di ieri, è uno dei nostri nuovi acquisti. Non ha giocato Gomez. Centrocampo con Stulaz, Segre ed Henderson ha viaggiato e secondo me non ci sarà mai un centrocampo veramente titolare, ma il Palermo da questo Stulaz, cioè senza Stulaz non può esserci. Cioè è un punto cardine, è un punto cardine. Secondo me ragazzi abbiamo fatto un'ottima gara, giocata bene con tranquillità, verticalizzazioni quando c'era da fare, giro palla. Ripeto, il problema era dell'avversario, per il resto però per me è stata comunque una bella partita. Voglio sapere la vostra, voglio sapere la vostra. Nel video di ieri l'ho scritto, l'ho detto anche su TikTok, bla bla bla, ragazzi, molti se dovevano trovare un pelo all'uovo, il pelo all'uovo è stato trovato anche sotto i commenti del video e spero che in questo video non ci siano tali commenti. Matteo Brunori che dopo 3 partite ha 0 gol, sti cazzi, no? No, sti cazzi non ci rimettiamo che finalmente ragazzi 6 marcatori diversi nelle prime 2 giornate praticamente perché a Bari non abbiamo segnato, lì aveva segnato Matteo, gliel'hanno annullato. Di cosa ci lamentiamo? Va benissimo così, cioè lì non mi lamenterei. Lamentarsi ragazzi è inutile, Matteo si toglierà le sue soddisfazioni. Un attimo. Eccomi, dicevo, Matteo si toglierà le soddisfazioni e si toglierà le nostre, ce le toglieremo insieme, è sempre Matteo, è sempre Matteo Brunoe, ragazzi. Ci sta, il calcio è questo, io lo ripeto sempre in tutte le live, in tutti i video, il calcio è questo, il pallone è rotondo, ragazzi, non è detto che un giocatore debba per forza segnare in ogni fottuta partita, altrimenti è scarso, o che debba azzeccare le giocate. In tutte le partite, su 10 giocate, 10 le deve fare giuste. È sbagliato. Che Edo Soleri abbia bisogno di spazio in questo momento, ci sta. Non lo nego, non posso negarlo. Però ragazzi, va bene così, remiamo tutti insieme, supportiamo il capitano perché, ragazzi, Matteo Brunori, che cosa ha fatto in questi anni a Palermo? Che cosa ha fatto? Ci ha trascinati. Ci ha trascinati.
trascinati. E per una volta che segnano gli altri, non segna lui, dobbiamo essere contenti, altro che infelici. Comunque adesso vado, se no perdo il treno. Ci vediamo dopo. È tipo mai una gioia, treno in ritardo di 20 minuti, quindi il video si continua da qua. Tralasciamo il discorso Matteo, parliamo un po' del più di alto della partita e delle sensazioni che ho avuto. Ho avuto la sensazione di una squadra che ha voluto e ci è riuscita, come giusto che sia, prende il dominio del campo, se l'è giocata per me alla grande. Poteva veramente finire in goleada questa partita, non è stato così per qualche errore sotto porta, ma ci può stare. Difesa solida, non abbiamo un titolare a sinistra perché per me, vabbè, Lunda adesso piano piano si impara la lingua, queste due settimane farò un corso intensivo di italiano. Mettiamoci qua, anche se c'è un po' di sole, forse qua. Ok, wow. Deve imparare la lingua, che è molto importante, però c'è Aurelio che scalpita. A destra, ragazzi, ma Matteo, esattamente, che cazzo di partita ha fatto? È vero l'avversario, è vero tutto, ma diamo i meriti a Matteo che per me ha fatto forse la miglior sua partita, la terzina, da quando è Palermo. GG, Alex, ti amiamo tutti, io voglio il gol di Alex Matteo. Lo vorreste pure voi? Comunque. Se c'è una cosa di sicura che abbiamo in questa squadra è la coppia difensiva, perché Ceccaroni e Lucioni mi fanno impazzire. Mi fanno impazzire, ragazzi, insieme mi fanno impazzire. Lucioni leader, Lucioni capitano, anche se non ha la fascia. Poi il centrocampo spaziale, Henderson, ragazzi, è qualcosa di clamoroso. Lì stanno facendo un furto dentro al tir. Henderson clamoroso, ragazzi, quanto ha corso Liam Henderson ieri. Mi è piaciuto anche come è entrato Vlasic. Vlasic, mattina. Allora adesso quel signore, speriamo che non entri nel furgone, nel tir. No. Vlasic ci è piaciuto tanto. E poi parliamo dei due esordi al Barbera di Insigne e di Francesco. Ricordo, cioè il sium, ragazzi, di Francesco mi ha gasato veramente tanto. Per me è un giocatore che questa categoria può mangiarsela. E lo ripeto, ragazzi, per me Di Francesco sa che questa è la sua vera occasione. La sua vera occasione. Perché può consacrarsi a Palermo. E noi ce lo auguriamo tutti. Comunque il primo gol lo segna Insigne, con un bel tiro a giro. Purtroppo si è fatto male, speriamo nulla di grave. Ed è clamoroso come mettiamo a segno 6 gol con 6 marcatori diversi. E Leo Stulaz è il primo marcatore straniero da quando è nato il nuovo Palermo, o comunque da quando si è tornato nel professionismo, non me ne ricordo altri se non sbaglio, ma 6 marcatori diversi in 2 partite. Io vi giuro che lamentarsi di questa cosa, che l'anno scorso abbiamo segnato in 4 quasi in tutto il campionato. Comunque ragazzi, io vi abbraccio, buongiorno a tutti, seguitemi sui social, supportatemi su tutte le altre piattaforme, sempre Forza Palermo. Io vi abbraccio, vi ringrazio, buona domenica a tutti. Per 2 settimane stiamo tranquilli. Vi ricordo che siete arrivati fin qui, hashtag Fanta, no, hashtag Sium, ma faremo il Fanta Calcio tutti insieme sulla piattaforma viola, sia Serie A che Serie B.